Oggi, a poche ore di distanza, abbiamo assistito alla cerimonia funebre dell'ex premier Silvio Berlusconi, passato a miglior vita il 12 giugno, a 86 anni di età. Il Duomo di Milano ha aperto le sue porte a un'infinità di persone, dagli individui comuni alle figure di primo piano del panorama politico, sportivo, imprenditoriale e dello spettacolo. Non si poteva non notare tra i presenti Maria De Filippi, che ha preso posto tra i posti riservati alla famiglia. Conosciuta per il suo legame stretto con il clan Berlusconi, e in particolare con Pier Silvio, non ha dimenticato l'appoggio ricevuto da quest'ultimo durante il funerale di Maurizio Costanzo alcuni mesi fa. Ma quello che ha attirato l'attenzione non è stata solo la sua presenza, ma l'abito indossato. Un candido bianco che risaltava tra la generale scelta del nero, come vuole la tradizione per i funerali di Stato. Questa scelta ha sollevato curiosità e domande. La prima a fornire un'ipotesi è stata la giornalista del TG5, Elena Guarnieri. Ha suggerito che l'abito bianco potesse essere un tributo a Berlusconi, noto per la sua preferenza per le donne vestite di bianco e con i capelli biondi, poiché emanano, secondo lui, più luce. Un omaggio che, come affermato dalla Guarnieri durante la diretta dei funerali su Canale 5, potrebbe essere stato un pensiero intenzionale da parte della De Filippi, spegnendo le critiche sulla sua scelta. Nel Duomo, molte altre personalità di spicco hanno assistito alla cerimonia, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accanto a Giorgia Meloni, accolta con un caloroso applauso. La squadra di governo al completo era lì per salutare l'ex leader di Forza Italia. Tra i presenti, l'ex moglie di Berlusconi, Veronica Lario, seduta in seconda fila, e l'ultima compagna Marta Fascina, vicino ai 5 figli dell'ex premier e al fratello, Paolo Berlusconi. Il dolore della famiglia Berlusconi era palpabile, con i figli che a malapena riuscivano a trattenere le lacrime mentre il feretro lasciava il Duomo. Un commiato solenne, per l'ultimo viaggio di Silvio Berlusconi.